Qualsiasi sia il tuo obiettivo o quello che vuoi ottenere in questa vita, hai bisogno di frequentare queste sei tipologie di persone che sono importanti per la tua evoluzione. A volte sono degli acceleratori di risultati, a volte sono degli specchi che ti fanno vedere delle cose di te che altrimenti non riusciresti a vedere. A volte sono dei trasformatori di atteggiamento e sono importantissimi. A volte ti danno anche un calcio in culo e che qualche volta ti permettono di fare quel passo in avanti. Questo video è fondamentale se tu vuoi evolvere e se vuoi fare una crescita veramente importante nella tua vita. E questo video fa parte di tutte e cinque le aree del benessere, che fanno parte di un progetto grande che si chiama Wellness University. Partiamo subito con la prima tipologia di persona. La prima tipologia di persona è qualcuno che ti stimola a dare di più. Ad esempio, un allenatore, a volte un amico. A volte non deve essere neanche un amico, ma qualcuno che ti stimola a dare di più e di più e di più e tira fuori da te il tuo vero massimo. Ti racconto una volta di un allenatore di pallavolo quando io giocavo all'università a pallavolo e durante una partita mi mette in panchina, si gira verso di me e fa: "Tu sei fuori dalla mia squadra. Finché non vedo di nuovo cattiveria nel tuo sguardo e sei disposto davvero a dare tutto." Io stavo in panchina, incazzato nero, e quella rabbia mi ribolliva, e lui mi fece capire che non mi avrebbe fatto più rientrare. Poi, dopo due set, mi fa rientrare e io entro con una determinazione e una cattiveria tale che faccio la migliore partita della mia vita. Il lunedì dopo, durante l'allenamento, mi prende in disparte, mi mette quasi con le spalle al muro e fa: "Perché ti devo prima minacciare per farti ottenere quel risultato? Perché ti devo prima minacciare per tirare fuori da te il tuo meglio? Da oggi in poi, se non vedo il tuo massimo, ti metto fuori squadra." Lui era un allenatore con cui non ho avuto un buon rapporto a livello umano, ma è stato forse l'allenatore migliore dal punto di vista di colui che tirava fuori il meglio da me. E lì io iniziai a capire che quando entravo in quel mood io potevo dare veramente veramente tanto e diventavo veramente forte come giocatore di pallavolo. Un altro stimolatore, diciamo, a dare di più è stato un mio professore universitario che mi ha bocciato 6 volte. 6 volte! Quando presi quell'esame, oltre che quasi volevo scendere in ginocchio e dire grazie, alleluia, di avercela fatta, ma imparai a studiare. Imparai a studiare, io non sapevo studiare, era questa la verità. Imparai davvero a studiare. E quella sfida dolorosissima che ho vinto poi mi ha portato a imparare a studiare un livello completamente diverso rispetto alla maggior parte delle persone. E grazie a questa capacità di studio, a questo livello proprio, che oggi ho potuto studiare strategie di psicologia, di medicina, di benessere, di gestione delle emozioni, di tutto quello che poi racconto e spiego nei miei video. E quella capacità di studiare, oltre a quell'amore per lo studio che oggi ho nella crescita personale, permette anche di alzare sempre di più la qualità del mondo vincicolamente. Quindi trova qualcuno che ti spinge a dare il tuo massimo. Non deve essere per forza un amico. 2. Un mentore. Una persona che devi frequentare, assolutamente un mentore. Chi è un mentore? È qualcuno che ha già raggiunto quello che tu vuoi raggiungere ed è disposto a guidarti, non a insegnartelo dall'alto dei suoi risultati. A guidarti, a prenderti per mano, a camminare una parte della strada insieme a te, fianco con fianco. Questo fa davvero la differenza. Il mentore deve essere coerente, questo è importante, non qualcuno che sa teoricamente, ma ne è assolutamente coerente. E quando trovi un mentore, difficile, disposto a guidarti, investi tutto quello che hai. Investi il tempo, le risorse, i soldi, il lavoro, qualsiasi cosa. Nella mia vita ho avuto dei mentori e in un caso ho lavorato anche gratis. E oggi, a 46 anni, ringrazio con tutto me stesso quel periodo in cui ho lavorato gratis. Quando lo racconto, molte persone dicono di lavorare gratis è una cosa estremamente negativa. No, io ho ricevuto da quel lavoro molto, ma molto, ma molto. Ma molto di più di quello che ho dato. Perché il mio lavoro non era di qualità così elevata, ma quello che ho ricevuto era di qualità infinita, soprattutto perché non c'era accesso a quelle informazioni se non in quel modo. Quindi, quando trovi un mentore, investi e affidati ciecamente. 3. Qualcuno che crede in te. Qualcuno che crede in te è fondamentale. Oltre che tu devi credere in te, innanzitutto.
ma qualcuno che crede in te anche quando tu non credi in te, qualcuno che ti incoraggia anche quando, soprattutto quando sei a terra, qualcuno che ti incoraggia quando pensi che ormai non c'è più nulla da fare. L'ideale è averlo in una delle cerchie strette, in famiglia, negli amici stretti, nel lavoro, c'è un gruppo che frequenti tutti i giorni ed è fondamentale. E quando l'hai trovato, alimenta il rapporto, alimenta il rapporto. 4. Qualcuno che è bravo a farti un feedback produttivo. Che cos'è il feedback produttivo? Analizza i tuoi risultati. È bravo perché ti fa crescere, è bravo perché ti fa prendere riferimenti positivi, ma è anche quello che è in grado di dirti le cose anche quando fanno male. Che ha il coraggio di dirti: guarda Mauro, stai sbagliando, questa è veramente una cazzata. Quello che stai facendo è una cazzata. Devo avere il coraggio di esprimere la propria opinione. Anche e soprattutto quando fa male. E quando trovi una persona così preziosa di cui ti puoi fidare, tienila stretta. Io ho un amico che ha queste caratteristiche in particolare e so che quando mi sta dicendo una cosa che a me fa male, io sto sempre zitto e cerco di capire fino in fondo qual è la sua opinione, perché spesso mi ha permesso di vedere cose che io non stavo vedendo in quel momento. 5. Devi frequentare questa persona. Assolutamente. La maggior parte delle persone ce l'hanno a portata di mano e non la frequentano. È il vero te stesso. Il vero te stesso, quello profondo, non quello condizionato da tutte le sovrastrutture della società, quello vero, quello che ha chiarezza. Infatti è fondamentale fare un lavoro di consapevolezza profonda. Bisogna lavorare per scoprire i propri valori profondi, il proprio scopo della vita, la propria profonda realizzazione. E ti dico, non è facile, te lo assicuro, non è facile. Io ci ho messo anni, anni, decenni per trovare davvero lo scopo della mia vita, per trovare davvero la mia profonda realizzazione. Quando l'ho trovata e finalmente si è illuminato davanti a me lo scenario di quello che davvero volevo realizzare e chi volevo davvero essere, è cambiata la mia vita, perché davvero ho iniziato a frequentare il vero Mauro. Per farlo io ho creato un percorso che si chiama Wellness University, e nella Wellness University c'è un corso in presenza in particolare che si chiama Il destino nelle tue mani, che va a lavorare proprio lì, profondamente su ogni singolo allievo, per stabilire quali sono i valori profondi, qual è lo scopo della propria vita e qual è la propria profonda realizzazione. La sesta persona da frequentare non è una persona, è un'entità. È la connessione con il divino. Puoi chiamarlo Dio, puoi chiamarlo universo, puoi chiamarlo madre terra, puoi chiamarlo scopo superiore, ma è fondamentale per te e per la tua evoluzione curare la tua spiritualità. Nella mia vita l'ho curata in maniera molto diversa, fin quando non ho trovato un mio equilibrio e una mia spiritualità. Non è necessario che tu segui una religione già precostituita. Se ti piace e ti senti completamente in connessione con te stesso e con il divino in una religione, è ok, va benissimo. Ma se non ti ci senti a tuo agio, non stai bene in quella religione, crea la tua spiritualità. Ma è fondamentale avere la connessione con il divino. Queste sei persone o tipologie di persone o entità sono fondamentali per la tua evoluzione. Possono essere persone diverse, possono essere qualcuna che ricopre più ruoli, ma è fondamentale investi tempo e risorse su di loro, perché è fondamentale per la tua evoluzione. Questo video abbastanza complesso finisce qui, io ti consiglio di riguardarlo anche e di prendere qualche appunto. Se hai delle domande scrivile nei commenti, io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Thank you.